Ciao bambini! Oggi parliamo del penultimo sacramento che un laico riceve, il matrimonio. Ora poniamoci le nostre domande. Che cos'è il matrimonio? A cosa serve il matrimonio? Quali sono i suoi simboli? Scopriamolo insieme. Che cos'è il matrimonio? Beh, il matrimonio religioso è un'unione duratura tra un uomo ed una donna che si amano. Avete mai chiesto ai vostri genitori se si ricordano il giorno del loro matrimonio? Continuiamo. A cosa serve il matrimonio? Beh, tramite il matrimonio, due persone vivranno per sempre insieme e condivideranno molti aspetti della propria vita, sia momenti belli, ma anche momenti difficili. Ora vediamo i simboli. Il primo sono le fedi, che rappresentano l'unione stessa di due persone che si amano. Il secondo sono le colombe, che rappresentano l'unione perfetta, la fedeltà coniugale e la stabilità. Il terzo è il velo. Nell'antichità esso serviva per coprire il viso delle spose nei matrimoni combinati. Il quarto è il riso. Lanciandolo, gli invitati vogliono augurare abbondanza e prosperità ai novelli sposi. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo video!